Il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Trippi! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Trippi! Ciao! Sono io, Blippi! Oggi siamo a Tenaino, Washington, davanti a una bellissima serra! Wow! Voi lo sapete che cos'è una serra? Già, una serra è una costruzione che ospita delle piante! Già! Permette di controllare l'ambiente e questo serve a fare in modo che la temperatura sia sempre ideale perché le piante crescano grandi e forti! Andiamo dentro a vedere com'è! Venite! Wow! Questo posto è un vero spettacolo! Ci sono tantissime piantine! Che meraviglia! Ehi, guardate un po' questa! Già, ha un bellissimo fiore! Oh! Ah, ha un profumo buonissimo! E guardate quanto è bello! Fantastico! E qui invece, prendiamone un altro! Già, di che colore è questo fiore? Già, è di colore rosa! E tutte queste foglie intorno, di che colore sono? Già, sono di colore verde! Wow! I fiori sono una cosa stupenda! Potete metterli ovunque, per esempio su un tavolo, e faranno sicuramente un figurone! Wow! Che tipo di piante sono queste? Wow! Sembrano molto piccole in confronto ai fiori di prima! Già, queste, a dire il vero, si chiamano succulente! Oh, interessante! È un po' come se fossero dei cactus! Già, però queste non pungono in realtà, anche se i cactus... Già, sono della famiglia delle succulente! Wow, le succulente sono troppo forti! Wow! Ci sono altri fiori da questa parte! Ce n'è veramente un'infinità! Le serre vengono usate per far crescere i fiori o per far crescere le piante da frutta! Io adoro la frutta! E... si possono coltivare anche le verdure! Gnam! Adoro anche le verdure! A me piace mangiare sempre sano! E voi mangiate sano? Già! Ottimo lavoro! Ma ehi! Qual è il colore di questo fiore? Già! È di colore viola! Venite! Delle altre piante! Lo vedete? Sono di un altro tipo! Già! Non sono dei fiori, non hanno dei frutti e non sono verdure! Direi che questa sembra un tipo di erba! Eh sì! Tre diversi tipi di erba! Guardate! Wow! Sembrano i miei capelli! Ciao! Ehi! Sembro sciocchino o invece sembro sciocchino? Oh, questa battuta era sciocca! Qui ce n'è un altro tipo un po' diverso! Oh! E qui un altro ancora! Wow! Già! A casa vostra ce l'avete un prato? Beh, siete molto fortunati! È così divertente giocarci! E poi rotolarsi! Wow! 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 Ci sono così tante piante qui! A me piacciono tanto le serre! Wow! Guardate questo! Wow! Wow! Un grande vaso pieno di fiori! Avete visto com'era appeso? Già! Tutti questi fiori sarebbero un bel bouquet! Sarebbe stupendo! Allora, un bouquet è quando si mettono insieme molti fiori, ma normalmente vengono tagliati e poi si può fare un coloratissimo bouquet! Wow, veramente bello! Ma anche così è molto bello e sta bene in un vaso sospeso! Wow! Ci siamo! Dobbiamo fare in modo di rimettere le cose dove le abbiamo trovate! Woohoo! Wow! Guardate questi fiori! Wow, sono di tantissimi colori! Voi quali riuscite a distinguere? Direi che questo qui è rosa! E questo qui, invece, è rosso! E guardate quello! È dello stesso colore del sole! Già! Giallo!
Wow! Ok, adesso vi propongo un'attività molto divertente da fare insieme. Avete mai piantato una pianta? Già! Ci si diverte un sacco! Vedete questo? Già, lo sapete che cos'è? È un bel fiore. Ed è un fiore già cresciuto. È come se fosse un vecchietto. E ora guardate questo. È come se fosse un ragazzino. O anzi, un bebè. Non è neanche ancora spuntato il fiore qui. Ma tra un po' di tempo, da così, poco per volta, diventerà così. Però, prima ancora di raggiungere queste dimensioni... Già, una pianta ha origine da un seme. Già. Sapete, qualsiasi pianta, ad esempio un fiore, nasce sempre da un seme. Facile, ma le cose che servono a tutte le piante sono il sole, l'acqua, la terra, che è come una casa, e il nutrimento, che è come il cibo. Wow! Ok, allora, prepariamo alla pianta una casa tutta sua, dove dobbiamo piantare i semi. Oh, ecco qui. Allora, mettiamo un po' di terra nel vaso. Oh! Ho fatto un pasticcio, ma non importa. Dopo pulisco tutto. Ecco fatto. Perfetto. Questo terriccio contiene già il nutrimento per il nostro seme. Ok, ci siamo. E il più delle volte, anche l'acqua che mettiamo nel vasetto per innaffiarlo contiene del nutrimento per i semi. Allora, osservate bene. Questo... Adesso lo vediamo. È il seme di un fiore. Wow! Vedete quanto è piccolo il semino? Già! È troppo forte! Quindi ora lo prendiamo e lo mettiamo qui. E poi lo spingiamo giù. Ecco qua. Ok. Adesso lo copriamo solo un pochino. La terra è ricca e molto umida. E così, tra qualche tempo... Il seme germoglierà e sarà piccolissimo e carino! Oh, oh. Dopodiché crescerà fino a diventare così. Wow! Di un bel colore verde! Poi, una volta diventato adulto, allora inizierà a fare dei bei fiori! Vai! Ottimo lavoro! Ok, allora quali sono le quattro cose che servono alle piante per crescere? Vediamo. Hanno bisogno del sole... Hanno bisogno di un po' di terreno, hanno bisogno del nutrimento e hanno bisogno dell'acqua. Wow, è stato entusiasmante! Vai nella foresta e guarda gli alberi che ci fanno respirare ogni giorno così. Guarda le creature che trasportano i semi per le piante che poi cresceranno. I fiori sono sbocciati e danno cibo a creature, insetti e poi anche a me e a te. La canzone della terra per aiutare il pianeta. Insieme, insieme possiamo cambiare. La canzone della terra ti dirà come fare. Insieme, insieme possiamo cambiare. Puoi cominciare. Serve solo un po' di responsabilità. Usa meno acqua, a volte sai si esagera. Prova a riciclare carta, vetro e plastica. Cura questa terra e sarà proprio fantastico. Puoi piantare un albero, pulire un po'. Prova con un amico e ti divertirai. La canzone della terra per aiutare il pianeta. Insieme, insieme possiamo cambiare. La canzone
super divertente studiare le piante insieme a voi! Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne qualcun altro, l'unica cosa da fare è cercare il mio nome! Facciamo lo spelling del mio nome? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ottimo lavoro! A presto, ci rivediamo! Ciao ciao! Blippi, seguimi e vedrai, ti divertirai! Blippi, Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai! Blippi! Wow! Ehi, sono io, Blippi! Wow, vedete che cosa c'è dietro di me? Ah sì, un mucchio enorme di tronchi! Wow! Oggi io mi trovo al porto di Olympia, a Olympia, Washington! E questi sono tronchi di alberi abbattuti pronti per l'esportazione in paesi dove serviranno a costruire case! Ma lo stato di Washington è davvero in gamba, perché vedete, per ogni singolo albero che viene abbattuto, le aziende del posto devono piantare almeno 3 nuovi alberi! Allora, direi che adesso andiamo ad esplorare il porto, ma prima l'abbigliamento contro gli infortuni! La sicurezza è importante! E adesso andiamo a esplorare il porto! Wow! Avete visto là? È una gru quella! Ed è davvero enorme! Io adoro le gru perché afferrano gli oggetti da terra e li sollevano ad altezze pazzesche! E sì, sono cose pesanti! Ah, sapete, vado a esplorarla da vicino! Wow! Guardate qua! Queste sotto la gru sono le gomme delle sue enormi ruote! Eh sì, le gomme sono quelle nere, mentre le ruote sono di un bell'azzurro! Tra l'altro, avete notato che sono tutte in coppia? Vedete? Una e due! Sì, non ce n'è una sola, ma ben due! Ehi, mi è venuta un'idea! Perché non contiamo tutte queste ruote e le loro gomme? Vediamo! Inizio a farlo da qua giù! Allora, ne abbiamo una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8! 8 ruote e 8 gomme! Però un momento! Ricordate che le ruote sono tutte in coppia? Ok, quindi sono 8 moltiplicate per 2! Quanto fa 8 per 2? Ci sono, fa 16! Ah, esatto! Ma aspettate un secondo! Sono le ruote di un lato soltanto. Questo vuol dire che dall'altro lato ce ne saranno altrettante. Quindi ricontiamo. 16 moltiplicato per 2. È molto difficile. Vediamo. 16 per 2? Oh, 32 ruote e 32 gomme! Wow! Ce l'ho fatta! Wow! Vedete laggiù? C'è un operaio al lavoro! Andiamo a parlare con lui! Ciao! Ciao, Blippi! Hey, ciao! Come ti chiami? Io sono Frank! Oh, molto piacere! Piacere mio! Che cosa fai qui? Sono addetto alla manutenzione macchine del terminal marittimo e oggi, come vedi, tocca a quest'autogru! Wow, che forte la gru! Possiamo salire? Me lo chiedo! Oh, dai! Andiamo. Che bello! Andiamo! Ce l'abbiamo fatta! Entrate! Dai, entrate! Wow! Avete visto? Wow! Wow! Adesso mi siedo qui al posto di comando. E dove sta il manovratore? Oh, però! Siamo in alto, eh? Wow! Oh! Caspita! È davvero stupendo! Ci troviamo a 27 metri d'altezza, più o meno, che sono circa 90 piedi! È tanto! Wow! E vedete quei ganci che ci sono laggiù? È lì che si appendono i carichi, la gru solleva di tutto, dai tronchi alle barche ai bancali! Sì, tantissime cose!
Wow, presto, venite a vedere. Wow! Guardate quei grossi cavi. Sono dell'argano di sollevamento. Wow, quanto è grosso! Entrate! E invece qui c'è il quadro elettrico. Caspita! Guardate un po' che roba! Accipicchia! E laggiù c'è un altro operaio! Lo vedete? Sta lavorando! Ciao! Forte! Ok, usciamo da questa stanza. Wow! Ora entriamo nella sala motore. Wow! Guardate quanto è grande questo motore! Frank, mi spieghi perché è così grande? Ma certo, vedi, ha 12 cilindri ed è un motore diesel Cummins con sistema biturbo. Wow! Significa che è un motore molto potente, oltre che grande! Accipicchia! Guardate quanto è grande quel gancio! Ehi, attenzione, dondola! Caspita, avete visto? È grandissimo! Wow! Serve per agganciare e sollevare carichi molto pesanti. Forte! L'avete vista? Questa nave è davvero enorme! Già, del resto è proprio lì che vengono caricati a bordo tutti quei grossi tronchi. E fatto questo, la nave poi attraversa l'oceano per andare a consegnare il suo carico in altri paesi. Ah! Oh, che c'è scritto su questo cartello? Zona ad accesso consentito, solo al personale autorizzato. Ah, allora noi possiamo andare! Wow! Che tronchi! Ma quanto sono grandi! E ce ne sono una montagna! Che ne dite di provare a contarli? Dai, pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10.444, 10.445, 10.446, 10.000... Oh, cavolo, a quanto ero arrivato? Ma niente, beh, comunque... Forse è il caso di lasciare che gli operai riprendano a fare il loro lavoro. Meglio andare via da qui, così loro caricano altri tronchi sulla nave, ok? Ci vediamo! Wow! Questa è una barca piccola! Wow! Questa è una barca di dimensioni medie! Wow! Questa è una barca enorme! E c'è anche un motoscalo che vedete qui alle mie spalle. Il motoscalo viene posizionato sopra l'acqua. Quindi si calano le cinghie sotto la barca che a quel punto viene tirata su. Oppure si può fare il contrario, cioè sollevare una barca ferma a terra come quelle che ci sono là, portarla sull'acqua e poi calarla. Ma dico, avete visto? Queste cinghie sono molto, molto grandi e incredibilmente robuste. A dire il vero, quest'affare può sollevare più o meno l'equivalente di 7 scuolabus. Oh, cioè un peso pazzesco! Sentite, togliamoci di mezzo, così loro tirano su una barca, sarà meraviglioso! Wow! È un macchinario proprio enorme! Vedete come funziona? Allora, le cinghie si stanno abbassando gradualmente verso l'acqua. E una volta lì si immergeranno del tutto sotto la superficie e a quel punto la barca andrà a posizionarsi sopra di esse. Dopodiché, le cinghie la tireranno fuori e quindi la porteranno sulla terraferma. Vedete cosa stanno facendo? Usano quelle lunghe aste per trainare la barca con molta delicatezza in modo che non vada a sbattere contro il molo. Eh sì,
perché magari la barca non è loro e quindi devono averne molta cura e trattarla bene, come quando vi fate prestare un giocattolo da qualcuno. Dovete assicurarvi di trattarlo con il dovuto rispetto. Wow! Avete visto come hanno sollevato la barca? Infatti adesso è fuori dall'acqua. Le ruote del motoscalo avanzeranno sul cemento e la porteranno sulla terraferma. Che forza, vero? E ora diamo una pulita. Wow! Guardate un po' qui. Un bel mucchietto di cirripedi e anche le alghe non mancano, mi pare. Wow! Saranno anche buone, ma non fanno per me. Perfetto, è bella pulita! Yeah! Beh, adesso però è meglio che vada, perché ci sono tante altre barche da esplorare. Già, guardatele! Sono un'infinità! Bene, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri, dovete soltanto cercare il mio nome. Lo fate lo spelling con me? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ben fatto! Allora alla prossima! Ciao ciao! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Hey, sono io, Blippi! Andiamo al museo per bimbi delle grandi esplorazioni a St. Petersburg, Florida! E vai! Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è dentro e iniziare a giocare! Wow! Venite! Wow! Guardate dove siamo, al capanno della sabbia! Già! È una super sabbiera gigante e possiamo entrarci insieme! Ma prima dobbiamo toglierci le scarpe! Una, due! Ok, le metto in un angolo e possiamo entrare! Non scordate il secchiello! Wow! Che bello! Wow! Wow! È fantastico! E molto sabbioso! C'è tanta sabbia qui e per fortuna abbiamo un secchiello e delle palette. Sì, queste sono due palette blu. Raccogliamo la sabbia. E poi abbiamo uno, due, tre secchielli diversi. Allora, questo qui è di colore giallo. Questo qui è di colore arancione. E questo qui è di colore rosso. Già! Questi sono molto utili per metterci la sabbia. Wow! E poi fare un castello di sabbia. Ok, vogliamo provare? A quanto pare il nostro castello non sta in piedi, ma non fa niente. Qualche volta quando provi a fare qualcosa non funziona al primo tentativo, perciò bisogna continuare a provarci. Ecco, qui è proprio bello. Wow! Li avete visti questi animali? Wow! Questo sapete che animale è? Oh, si nasconde nella sabbia. Già, questo animale è un granchio. Forse deve sgranchirsi un po'. Che sciocco. Beh, questo granchio è veramente bello. Ehi, voi lo sapete come si muove di solito? Ai granchi non piace camminare come noi, loro si spostano camminando di lato. Ehi, non vi andrebbe di camminare come un granchio? Vai! Ok, proviamoci, vai con la camminata da granchio. Wow! Camminare come un granchio è troppo divertente! Già! Ma guardate qui, c'è un altro animale! Wow! Questo animale è molto grande e ama vivere sulla spiaggia, proprio come i granchi, in mezzo alla sabbia! Questa? Sì, questa è una tartaruga! Wow! E guardate quanto è grande il suo guscio! Wow! È più grande della mia testa! Wow! È così divertente giocare nella sabbia! Magari potremmo fare un angelo della sabbia! Vediamo? Ci siamo! Wow! È
È stato molto divertente giocare nella sabbia con voi. Devo ripulirmi un po' perché mi sono riempito di sabbia. Continuiamo a esplorare, ma prima mettiamo le scarpe. Ho indossato le scarpe e devo solo allacciarle. Già, voi lo sapete come si allacciano? Già, può essere molto, molto difficile allacciarle. Ma vi mostro come faccio io. Allora prendo i miei lacci e subito li incrocio così. Poi prendo uno dei due lacci e lo faccio passare in mezzo. Ecco così. E poi tiro forte. Finito il primo passaggio, allora prendo i due lacci e faccio due belle orecchie da coniglio. Già, proprio come queste. Vedete le mie orecchie da coniglio? Op op op, op op op. Sono molto carine, vero? Poi prendo le orecchie e le metto insieme come in un abbraccio. Ne ho passata una sotto e finisco tirando forte. Ok, adesso lo farò più velocemente. Ok, prendiamo i due lacci, li incrociamo. Un laccio va sotto l'altro. Poi un orecchio da coniglio. Due orecchie da coniglio. Woo! Poi le incrociamo. Ne facciamo passare una sotto l'altra, le facciamo abbracciare e poi stringiamo. Wow! Guardate! Abbiamo allacciato le scarpe e qualche volta io lo rifaccio di nuovo per avere un doppio nodo. Perché mi piace ballare, mi piace correre e giocare. E non si può giocare e ballare con le scarpe slacciate perché si può inciampare nei lacci e non sarebbe divertente. Beh, dobbiamo vedere un sacco di cose! Andiamo! Questo posto è pieno di meraviglie! Guardate questo grande cerchio! Ciao! Woo! Woo! Wow! E guardate cosa c'è qui! Tantissimi cubi! Guardate! Ci sono tanti colori diversi su questi cubi! Vediamo, qui c'è il colore bianco e il colore rosso! E anche il colore viola e il colore blu! Oh, aspettate un attimo! Se li giro da questa parte, ecco i miei due colori preferiti, il blu e l'arancione! Ehi, guardate un po' qui! La vedete? È una fattoria in miniatura con molti animali che ci vivono dentro, come questo bel maialino! Oink oink, oink oink! Fa una passeggiata sul ponte! Oh, e guardate, ci sono due pecore, eccole, una e due! Lo sapete che verso fanno le pecore? Già, fanno così! Beh... Beh. E mettiamo anche loro due sopra il ponte perché sono amiche del signor maialino. Ok, state lì. Wow, e guardate questi. Ci sono tre animali qui. Uno, due, tre. E voi sapete che tipo di animali sono? Già, sono piccoli agnelli e sono carini e piccini. Anche loro li mettiamo vicino al ponte. Wow, guardate qua. Ci sono quattro mucche veramente grosse. Mo, mo, mo. Già! Una, due, tre, quattro. Wow! Quattro mucche belle grosse. E staranno nell'acqua. Si stanno facendo un bagnetto perché fa molto caldo. Ciao, signor maialino. Ciao, signora mucca. Ciao. Beh, che sciocco! È stato divertente, no? Prima giocare con i cubi e poi giocare con gli animali! Ehi, guardate qui! Wow, che meraviglia! Ne avevate mai visto uno prima d'ora? Allora, questo è un oggetto che si chiama abaco. Mm-hmm. Ed è molto utile per studiare matematica, o meglio, aritmetica. Mm-hmm. Guardate, potete usarlo così. Un limone giallo più un limone giallo. Quanti limoni sono alla fine? Già, due limoni! Ok, questo era facile, ma ora proviamo qualcosa di più difficile. Quanto fa due mele rosse più tre mele rosse? Wow, è molto difficile! Contiamole! Una, due, tre, quattro, cinque! Wow! Due più tre mele rosse fa cinque mele rosse! Wow! Visto? L'abaco è molto utile per contare e divertirsi! Questi sono veramente enormi!
Abbiamo un bel cocomero e una bellissima zucca. E la zucca è del mio colore preferito, l'arancione. Chissà cosa sono. Wow! Che ve ne pare? Già, questo non è un cocomero, è un cocomero tamburo. Vuol dire che anche la zucca forse è un tamburo. Wow! Suonano veramente bene. Wow! Questa in pratica è una batteria di frutta. Vai! Wow, guardate cosa c'è qui. Wow! Nel cestino ci sono tanti tipi di frutta e verdura, già! Abbiamo la lattuga, la cipolla, il gran turco, la patata, la carota, wow! E il pomodoro! Sono molti e tutti diversi! Adesso facciamo una cosa, un gioco divertente in cui prendiamo tutta la frutta e la verdura dal cestino e poi la associamo con il cartello giusto. Allora, per prime, abbiamo delle cipolle, quindi vediamo una cipolla, due cipolle! E vai! Ce l'abbiamo fatta, è stato facile! Adesso abbiamo due pomodori rossi. Dove dobbiamo mettere i pomodori? Qui? Qui? Già, è giusto! Li mettiamo qui! Ok, andiamo! Uno, due! Ok, ne abbiamo ancora un po'. Wow! Che ne dite di queste? Wow! Di queste ce ne sono parecchie! Aspettate, dove la metto questa lattuga? Qui c'è scritto lattuga, ma ce ne sono quattro pezzi e i buchi sono solo due. Aspettate, queste sono delle metà. Perciò, se prendete una metà e poi un'altra metà e le mettete insieme, ne ottenete una sola. Un solo cespo di lattuga. E ne abbiamo altre due, quindi una metà è una metà, una metà è una metà, due cespi interi di lattuga. Le mettiamo nei buchi. Uno, due. Poi abbiamo due pannocchiette. E guardate qui, abbiamo delle carote. Adoro le carote e piacciono anche a molti animali, i conigli e i cavalli. Sembra che abbia orecchie da coniglio fatte di carote. Sono buffo, eh? Ok, le mettiamo tutte a posto. Una carota e due carote. Che cosa è rimasto? Oh, certo! Una patata! Vediamo un po'. Qui abbiamo una bellissima patata e poi abbiamo un'altra patata esatta. No, aspettate. Questa è una patata o no? Ma certo che non è una patata, è una ciambella! Che sciocco! Beh, la mettiamo comunque al posto della patata perché ne abbiamo solo una, ma questa non è una patata. Wow! Abbiamo fatto un ottimo lavoro a separare la frutta e la verdura, ma ci sono ancora tante cose da vedere. Andiamo! Hey! Wow! Sono appena uscito da una magnifica casa sull'albero! Ehi, che ne dite di esplorarla? Wow! Guardatela, è veramente molto grande! Quest'albero è enorme, vero? Già! Guardate, è così grande che hanno costruito una casa sotto l'albero, cioè dentro l'albero, e una casa sopra l'albero! Wow! È davvero una casa bellissima! Infatti voi e io dovremmo entrarci! Andiamo! Guardate questo posto, è veramente stupendo! E guardate il cartello, questa non è una casa qualunque, questa è il covo dei Longo! E guardate qui, questa è una nave dei pirati! Wow! Qualcuno ha messo una pesantissima nave sopra quest'albero! Ciao, pirati! Wow! Sono troppo emozionato, andiamo a vedere com'è! Ma ho avuto un'idea grandiosa e se voi e io contassimo gli scalini che ci sono per salire? Forza, andiamo! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ce ne sono altri qui! Otto, nove, dieci, undici, wow, dodici! Siamo riusciti a fare tutti gli scalini ed erano 12, erano parecchi. Wow, guardate cosa c'è. Sapete cos'è questo? Già, questo si chiama cannocchiale e ci aiuterà a vedere molto molto lontano. Wow,
Riesco a vedere lontanissimo! E guardate qui! Riuscite a trovare questi pennuti? Già! Ci sono tutti questi uccelli sparsi sui muri e nascosti in posti diversi. Quindi il cannocchiale ci serve per vedere se riusciamo a trovarli. Ok, dobbiamo cercare un falco pescatore, una spatola rosata, un pellicano marrone, un airone azzurro, un beccapesci e una ninga. Questo nome sì che è veramente strano. Forza, proviamo a cercarli. Ok, sto cercando. Wow! Credo di aver trovato la ninga! È proprio laggiù! Oh, e vedo un airone azzurro! È proprio lì, sul muro blu! E poi? Sì, guardate! Laggiù c'è il beccapesci! Wow! Mi è piaciuto da pazzi cercare tutte queste diverse specie! Ehi, lo sapete dove amano vivere questi uccelli? Già! Loro vivono in un posto noto come l'estuario. Wow! Estuario è una parola molto particolare, ma in pratica è il punto dove l'oceano incontra un fiume. Già! Ehi, vi faccio una domanda. Secondo voi in un estuario c'è l'acqua salata oppure l'acqua dolce, acqua senza sale? Già! Tutti avete ragione, perché c'è dell'acqua salata e dell'acqua dolce. È un'acqua mezza salata. Già! E il suo nome è acqua salmastra. Wow! Un'altra parola difficile. Ma è un bel posto, perché tutti questi uccellini e tanti bei pesciolini amano vivere lì. Già! Wow! Questa casa sull'albero è veramente magnifica. Andiamo a vedere cos'altro c'è. Wow! Guardate questo posto! Vedete sopra di me? Wow! Questo qui è un timone! Wow! Scommetto che apparteneva ai pirati, alla loro nave! Wow! È proprio forte! Sarebbe bello poter navigare su una vera nave in mezzo all'oceano! Wow! Ehi! A quanto pare c'è una gran quantità di spazzatura in questa casa sull'albero! Ah! Ecco! Qui sopra c'è scritto non inquinare! Mai sentita la parola riciclo? Già, è una cosa molto bella perché riciclare aiuta a proteggere gli animali che vivono nell'oceano e sulla terra. Già! Quando avete della spazzatura, andate a buttarla nei contenitori del riciclo o in un cestino, ma non nell'acqua. Beh, questa casa sull'albero è davvero stupenda, ma voglio vedere se riesco a salire fino in cima. Ci vediamo dopo. Wow! Ragazzi, è stato pazzesco! Ma sono un po' frastornato! Wow! Ehi, ho avuto una bellissima idea! Ora voi e io saliamo sulla nave dei pirati del Covo dei Longo e poi andiamo sullo scivolo giallo! E vai! Coraggio, andiamo! Wow! Direi che ci siamo già stati qui! Ok, eravamo andati di là, perciò ora proviamo ad andare di qua! Qui è troppo forte! Guardate questo posto! Questa casa sull'albero fa un po' paura! Beh, è stato un vero spasso stare con voi, esplorare il capanno della sabbia e il covo dei Longo! È stato super divertente e adesso, per finire davvero in bellezza, scivoleremo giù dal grande scivolo giallo! Ok, credo di essere pronto! Ai vostri posti! Tutti pronti! E partenza! Via! Ciao ciao! Wow! È stato molto divertente! Wow! È stato bellissimo giocare con voi oggi qui al Museo per Bambini delle Grandi Esplorazioni a St. Petersburg, Florida! E poi ci siamo divertiti un sacco a giocare nel capanno della sabbia e a salire fino al punto più alto del Covo dei Longo! Wow!
Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne qualcun altro, non dovete fare altro che cercare il mio nome. Ehi, voi lo sapete come si scrive? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ottimo lavoro! Ci vediamo presto, allora! Ciao ciao! Wow! Blippi, seguimi e vedrai, ti divertirai! Blippi, Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai! Blippi! Sono io, Blippi! Stavo solo ballando! Oh, ma fa molto caldo fuori! Vorrei poter fare una pausa! Beh, non c'è tempo per le pause quando stai ballando! Oh, lo vedete? Wow! È un carretto dei ghiaccioli e io adoro i ghiaccioli! Penso che dovremmo prenderci un bel ghiacciolo! Andiamo! Ehi! Ciao, Blippi! Molto piacere, come ti chiami? Io sono Giulia. Ti andrebbe un ghiacciolo artigianale? Ma certo! Io adoro i ghiaccioli! Che gusti hai? Questo è cha-cha-cha, mango, ananas e semi di chia. Sembra invitante! Mango, ananas e semi di chia. Ma è proprio buono! Sono felice che ti piaccia. Vuoi vedere come si prepara? Certo! Sarà divertente! Andiamo! Grande, andiamo! Benvenuto nella mia cucina! Wow! Guardate questo posto! Fortissimo! Grazie! Ora, per prima cosa, devi prepararti. Oh, guardate! Questo è un grembiule! Mettiamolo! Wow! Ok, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo tutti gli ingredienti che usiamo per fare i ghiaccioli. Sembra che ci sia tanta frutta e verdura. Sì, esatto. In effetti usiamo molti cibi funzionali per i nostri ghiaccioli. Puoi vedere cavolo, avocado e spinaci e semi di chia. Questo cos'è? Questo è un cocco. Wow, forte! Un cocco! Buono! Beh, che gusto prepariamo? Penso che prepareremo un braccio di ferro. Braccio di ferro? Yeah! D'accordo! Indovina perché si chiama così? Non lo so, perché? Usiamo gli spinaci. Ok. Prendi gli spinaci, ne stavo già preparando un po' prima, quindi potremo aggiungerli. Ok, quindi abbiamo degli spinaci e cos'hai tu? Fragole. Fragole. E poi useremo dei datteri. Datteri! Bene! Andiamo lì dietro. Oh, ok! Avevo già iniziato a preparare questo gusto prima. Oh, guardate! Sì! Sembra invitante. Cominciamo, aggiungili. Ok. Ciao ciao, spinaci! E qui ci sono fragole. E datteri. Miam! Ora, quello che è diverso dalla tua cucina è che qui abbiamo delle macchine molto grandi. Davvero? Che sei emozione! Pronto? Wow, guardate qui! È proprio enorme! Che cosa fa questo? Questo è un frullatore a immersione. Wow! Lo devi infilare dentro e poi premere il bottone. Ecco fatto. Quindi questo frulla tutto in un liquido. Esatto, fa proprio questo. Wow, sembra gustoso. E adesso cosa facciamo? Ora lo verseremo negli stampi. Ok. Ci servirà la mia brocca. Wow. Quindi in pratica sono tre ingredienti frullati insieme per creare un liquido gustoso. Quello che dobbiamo fare ora è versarlo. Oh! Dobbiamo farlo entrare nei fori. Agitandolo. Esatto. Posso? Certo. Ok. Qui ce n'è ancora. Wow! Sono rimasti dentro dei pezzi grandi. Va bene. Ce n'è ancora. Ok. E non ci resta altro da fare che... togliamo questi pezzi. Mettere dentro i bastoncini. I bastoncini dei ghiaccioli. Ne avete mai mangiato uno tenendolo con un pezzetto di legno? Esatto, è quello che abbiamo appena infilato. Sono davvero comodi. Ok. E adesso li mettiamo nella nostra speciale macchina per ghiaccioli. Wow,
Che cosa fa questa macchina? Li rende super freddi, congela i ghiaccioli in 18 minuti. Wow! Sono proprio emozionato! Mi piacciono tantissimo i ghiaccioli! Ehi, guardate! Adesso li metto dentro. Wow, è davvero così freddo lì dentro? Sì, è fatto con un liquido speciale che congela i ghiaccioli. Wow, non capito. Posso dirti i miei segreti? Ah, magari dopo. Adesso che si fa? Beh, di solito, mentre aspetto che i ghiaccioli si congelino, vado a ballare. Ok, andiamo! Wow! Significa che sono pronti? Esatto! Wow! Bene! Sgoccioliamo il liquido rifrigerante. Si asciugano. Va bene. Adesso prendo questo straccio così non mi scivolano. Torniamo di là ballando. Sì! Li mettiamo in questo liquido. Ok, a cosa serve? In un certo senso li ammorbidisce, così vengono fuori. Uno è caduto. Ecco fatto! Wow! Questi sembrano gustosi! Che emozione! Fai pure, prendine uno! Ok, che ne dite di questo? Wow! Gnam! È buonissimo! Gnam! Ma adesso devo tornare di là e vendere altri ghiaccioli! Ok! Puoi badare alla cucina, prova a inventare un gusto! Oh, inventare un gusto? Sembra divertente! A dopo, Blippi! Grazie per la visita! Figurati! Avete sentito? Voi ed io inventeremo il nostro gusto, Blippi! Facciamolo! Woohoo! Capito cosa faremo adesso? Stiamo per preparare il nostro gusto personale! Non vedo l'ora! Bene, con cosa possiamo lavorare? Ok, sapete che frutto è questo, vero? Esatto, questa è una mela! Ok, sembra che ci sia dell'uva. Gnam! Cosa sono questi? Guardateli! Già! Questi sono limoni. I limoni sono di colore giallo. Wow! E poi abbiamo del verde qui. Wow! Spinaci! Wow! Wow! Ciao! Sembrano capelli. Questo è cavolo. Il cavolo è davvero buono. E non ama i contenitori. Che buffo. Ok, mettiamo a posto questi. Così possiamo continuare a vedere che tipi di frutta e verdura abbiamo. Come questo. Oh, questo è pesante. Yeah! Questa è un'anguria. Le angurie sono proprio grandi e gustose. Sapete di che colore è l'interno dell'anguria? Esatto! Rosso! E l'esterno è verde. Ok, ancora altri due. Banane e... ananas! Gnam! Ok, dunque, vedete che qui abbiamo questo grande secchio. Ci servirà per metterci dentro tutti i nostri ingredienti. Avevo dimenticato le fragole. Cominciamo con queste. Andiamo! Ok, ora il cavolo. Wow! Mettiamone un po' qui dentro. Stiamo andando bene! Oh! Mele! Ok, possiamo mettere una mela intera qui dentro, ma penso che sia meglio tagliarla a fette. Avete mai mangiato una fetta di mela? È buonissima! Ok, ecco il nostro tagliamele rosso. Lo mettiamo qui al centro, così, e poi schiacciamo! Wow! Guardate! È fortissimo! Ha tagliato la mela e ora la togliamo da qui e la mettiamo tutta nel grande secchio. Wow! Ma togliamo il torsolo! Togliamo il torsolo, che è il centro. Non lo usiamo, perché è tutto pieno di semi. Oh! E parlando di semi, anche le angurie hanno i semi. Ok, apriamo l'anguria. Wow! Starò molto attento ad usare il coltello, perché sono un adulto. Ok,
Cominciamo. La taglio a metà. In questo modo. La giriamo. Wow! Guardate qui! Sembra gustosa! I nostri ghiaccioli saranno buonissimi! Ok, ho un'idea! Arriva! Ok, abbiamo una banana. La sbucciamo. Ecco fatto! Ciao ciao, banana! Mettiamo anche un'altra banana. Gnam! Ecco che arriva! Gnam! Guardate! A me sembra già super buono così. E voi che ne dite? Wow! E ricordate, abbiamo imparato che frutto è questo. Bravi, il cocco. Bene, questi sono un po' difficili da aprire, ma ne vale la pena. Dunque, prendiamo l'apricocco. Wow! Ce l'abbiamo fatta! Guardate! Wow! Wow! Guardate quanto liquido! Fa venire voglia di berlo tutto! Oh, ok, lo metteremo nel secchio per... i ghiaccioli! Wow! Ah, gnam! Ok, usiamo questo attrezzo particolare e prendiamo un po' di polpa di cocco. Già, in questo modo. Buono! Ci siamo quasi. Bene, perfetto. Mettiamo anche questo dentro. Gnam! Perfetto! Qui ci sono gli spinaci. Wow! E poi abbiamo un po' di uva. Metteremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 acini! Bene! E vi ricordate di questi? Li abbiamo usati prima. Questi sono datteri. Andiamo! Wow! Ok, non dobbiamo dimenticarci dei limoni. Abbiamo così tanti tipi di frutta e verdura qui. Lo tagliamo. Wow! Ok, prendiamo questi e li spremiamo. Ah, avete mai assaggiato un limone prima? Ok, assaggiamolo. Wow! Wow! È aspro! Ok, puliamoci le mani. E ultimo, ma non meno importante, abbiamo un ananas. Tagliamo l'ananas in questo modo. Vedete la parte gialla? Sembra invitante! Adesso prendiamo questo attrezzo per ananas, lo mettiamo sopra e poi gli diamo una bella girata. Wow! Guardate qui! E poi lo tiriamo fuori! Wow! Guardate! Ora lo estraiamo in questo modo. E questo aggiungerà un po' di sapore dolce ai nostri gustosi ghiaccioli. Bene, direi che è abbastanza. Adesso... Oh, è pesante! Torniamo di là! Ricordate qual è il prossimo passaggio? Esatto, Giulia ci ha insegnato che il secchio va... Oh, messo qui. Prendiamo il grande frullatore. Wow! E frulliamo. Si parte! Wow! Bene, ora è tutto mescolato. Aspettate un momento. Ci serve un attrezzo magico. Questa è una frusta gigante! Wow! Guardate! Bene! Sta prendendo colore! Ok. Mettiamo via la frusta e poi
mettiamo il secchio qui e prendiamo la brocca. Vi ricordate prima? La usiamo per travasare. Che emozione! Lo versiamo qui dentro. Ne prendiamo un altro po'. Ok, andiamo! Ok! Wow! Bene, penso che sia abbastanza. Diamogli una gitata. Ok, sì, saranno buonissimi! Poi prendiamo questi bastoncini. Wow! Ce ne sono davvero moltissimi! Li mettiamo qui. Perfetto! Ok, ora dobbiamo portarlo alla stazione di raffreddamento. Ci siamo! Lo infiliamo qui. Woohoo, fatto! Bene, adesso vi ricordate che cosa è successo poco fa? Ci vorrà un po' di tempo, quindi mentre aspettiamo balleremo! È un campanello? Oh, sembra di sì! I ghiaccioli saranno pronti! Andiamo a vedere! Woohoo! Bene! Wow, che emozione! Ok... Ok, adesso dobbiamo asciugarli. Sono curiosa di vedere gli ingredienti. Li vedrai! Wow. Ecco che si staccano! Eccoli qui! Wow! Wow! Ma guardate! Wow! I miei due colori preferiti! Già! Guardate! Blu e arancione! Li assaggiamo? Sì! Ti piacciono? Sono deliziosi, Blippi! Sai una cosa? Dovresti venderli là fuori! Fantastico! Beh, andiamo a cercare di vendere qualche ghiacciolo! Ghiaccioli! Ghiaccioli! Chi vuole un ghiacciolo? Mi piacciono i ghiaccioli! È stato proprio divertente imparare a fare i ghiaccioli insieme a voi da Mom & Pop Shop a Costa Mesa, California! Beh, la puntata finisce qui, ma se volete vederne altre, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Vi va di fare lo spelling con me? Pronti? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ben fatto! Ciao! A presto! Blippi, seguimi e vedrai! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Hey, sono io, Blippi. Oggi siamo dagli LA Junior Derby al Ralph Foy Park di Burbank in California. Sono davvero molto emozionato perché imparerò ad andare sui pattini a rotelle. Sarà davvero divertente, credetemi. Su, andiamo! Wow! Andiamo a vedere se riusciamo a trovare dei pattini a rotelle e il necessario per divertirci in sicurezza. Forza! Oh, venite qui! Guardate! Questi sono dei pattini a rotelle! Già! Oh, sono fantastici! Wow! Guardate! Questi pattini a rotelle sono davvero velocissimi perché sotto hanno delle grandi ruote. Ehi, perché adesso non provate a contare le ruote insieme a me? Davvero? Già! Forza, cominciamo! Una, due, tre e quattro! Ottimo lavoro! Wow, scommetto che andranno velocissimi quando li avrò messi ai piedi! Bello! Ma innanzitutto, prima di mettere i pattini, la sicurezza! Scopriamo cosa dobbiamo indossare per non farci male, eh? Forza! Allora, prima di tutto, le ginocchiere. Queste vanno messe sulle ginocchia. Poi ci sono... le gomitiere! Le gomitiere vanno messe sui gomiti, così non rischiate di sbucciarvi i gomiti e farvi la bua. E... per ultime abbiamo, ecco qua, le polsiere. Wow! Ok, beh, mettiamo questi dispositivi di sicurezza. Già! Vai! Ora
ora che abbiamo indossato le ginocchiere, adesso è il turno di mettere le gomitiere. Ok, ottimo! Ora abbiamo le gomitiere e adesso possiamo finalmente mettere i pattini! Già! Bene! Guardate, abbiamo due pattini a rotelle. Uno, due! Già! Che belli! Ehi, abbiamo messo i pattini e le nostre ginocchiere, anche due gomitiere e due belle polsiere. Ehi, mi pare che siamo davvero pronti! Cominciamo a pattinare! Blippi, Blippi, aspetta, hai dimenticato una cosa importante. Oh, grazie, Gabi! Ti protegge la testa. Oh, questo è un casco! Che sciocco, l'avevo dimenticato! Grazie, Gabi! Assicuratevi di indossare sempre un casco quando usate i pattini, quando andate sul ghiaccio, quando andate in bici e in ogni occasione in cui andate veloci! Ok, ehi, Gabi, possiamo imparare a pattinare ora? Ma certo! Andiamo! Per prima impariamo a muoverci avanti. La cosa base. Ok. Ok, per prima cosa metti i piedi come un pinguino. Ok, un pinguino. Come un pinguino. Che buffo. E ora faremo... Oh, stai attento. E ora un pinguino invece... che scivola. Dritti con la schiena, pieghiamo le ginocchia e in una scatola c'è un animale. Ok. Allora, quale animale volete mettere nella scatola? Io non saprei proprio. Oh, io voglio un bel cagnolino. Già! Ok. Bene, proteggi quella scatola, mi raccomando. Ok, proteggerò la scatola. E ora ci diamo una spinta con la gamba destra per avanzare. Ok, proviamo. Woo! Sì, proprio così. Wow! Wow! Ah! Sto pattinando, è divertentissimo! Oh, oh! Ti schianterò. Non riesco a fermarmi! Ah! È stato divertente. Bene, bene, un'altra volta. Ok. Pinguino, scatola, okay. Cucciolo... E una spinta in avanti. Spinta in avanti. Proprio così. Wow! Ci sono riuscito! Sto pattinando! Wow! Bravissimo, wow! Così! Wow! Ora mi giro! Wow! Gabi, grazie mille! È stato divertente! Figurati! Ehi, dici che possiamo imparare qualche altro trucco? Ma certo, vieni con me. Oh, guardate! Ci sono le mie care amiche Shiloh e Shelby! Ciao Shiloh, ciao Shelby! Ciao, ciao ragazze! Loro sono davvero brave a pattinare perché sono maestre di pattinaggio, sì! Bene, adesso avanziamo e ci esercitiamo dove c'è questa linea. Ok. Lato destro, scavalchiamo e mettiamoci sul sinistro. Ok, ora dobbiamo scavalcare la linea. Lo fate insieme a noi? Sì! Bene. Bene, prendi il cagnolino. E ora avanziamo e scavalchiamo la linea. Ok. Quando hai scavalcato, ti dai una piccola spinta. Una spinta. E poi adesso scavalchi. Scavalco. E dai una spinta. Attenta al spinta. Cagnolino. Oh, sto scavalco. Attento. Scavalco. E ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'ho fatta. Adesso dobbiamo tornare indietro. Ok. Pronto? Sì. E... Wow, è stato velocissimo, ma non c'è problema, abbiamo i dispositivi di sicurezza. Bene, ora che sai pattinare devi imparare a fermarti. Mm-hmm. Faremo la stessa cosa, ci daremo una piccola spinta in avanti. Okay. Devi arrivare fino in fondo alla linea e quando raggiungi quella linea gialla devi mettere il piede un po' in diagonale. Uh-huh. Così, una piccola spinta e ti fermi. Wow, ottimo lavoro! Ok, quindi ora vado in avanti e mi fermo con il piede così. Proviamo. Pattinare non è così semplice, ma va bene. Proviamo di nuovo. Sì! Vai! Ce l'abbiamo fatta! C'è okay. Qualcos'altro che possiamo imparare? Ora Shelby ti insegnerà a cadere. Potresti ok. cadere. Puoi mettere via le scatole dei cuccioli? Certo! Così saranno al sicuro quando cadremo. Mm-hmm. Bene, siamo pronti? Ok. Allora avanziamo. Mettiamo per terra un ginocchio e poi l'altro. Oh. E scivoliamo sulle ginocchiere, ok? Ok. Allora proviamo. Mettiamo a terra le ginocchia per non farci del male. Proviamo! Woo! Ginocchio uno, due! Già! Grazie! Sì. Wow! Lo facciamo un'altra volta, ma ora aggiungiamo un'altra mossa, ok? Ok! Stavolta sfrutteremo anche le polsiere e le gomitiere. Ok. Devi fare esattamente come hai fatto prima e poi vai a terra. Ok, proviamo!
buffo! Blippi, prima di fare la gara, devi imparare un paio di cose. Ok. Ok, allora. Che c'è ancora? Allora, la prima cosa è il passo incrociato. Ok. Per poter gareggiare, dobbiamo fare il passo incrociato per le curve. Ok, proviamoci. Ok, ecco, cominciamo da questo lato. Per prima cosa, pattiniamo andando avanti, ok? Proprio così. Ok. Poi dobbiamo incrociare la gamba destra davanti alla sinistra, per andare a sinistra. Ok, bene, ci voglio provare. Allora, avanzo, incrocio a sinistra. Sì, sì, vado a sinistra. Ottimo lavoro. Ce l'abbiamo fatta! Proprio così. Voglio provarci di nuovo. Ancora due cose. Ok. La prossima tecnica è la camminata sui freni. Allora ci pieghiamo, teniamo stretta la scatola e poi appoggiamo il piede sul freno. Ok. Poi appoggiamo anche l'altro e ci muoviamo in avanti. Ok. Proprio così. Wow, caspita, com'è buffo! Wow, sembra di camminare sui trampoli! Sono altissimo! Ah, bravo! Divertente! Ok, ora torniamo indietro. Ok. Sei pronto? Vai! Wow, è stato divertentissimo, grazie Gabi. Ok, ancora uno. Ok. Ok, ti ricordi che abbiamo imparato ad avanzare facendo il pinguino? Stavolta noi useremo le forbici. Ok. Allora, mettiti a pinguino. Ok. Poi allarghi come se fossi una forbice. Però non sembra facile da fare. Proviamo. Così. E poi ti riallarghi. Già. È divertente! Bene! Wow. Penso sia arrivato il momento di fare la nostra bellissima gara! Ehi, la farete anche voi? Già! Andiamo! Se sei pronto, andiamo! Sono prontissimo, cominciamo! Io dirò pronti partenza via e a quel punto voi potrete iniziare. Ok! Pronto? Il metodo migliore per gareggiare è stare sul lato esterno. Così è più facile inserirsi tra gli altri. Ok! Bene, si comincia allora, pronti? Partenza! Si va! Via! Passo incrociato sulle curve! Ma che bell'aeroplano! Sì! Abbiamo vinto! Grazie di aver pattinato insieme a me, è stato bellissimo! Adesso è il momento dell'angolo della curiosità! Wow, guardate un po', qui c'è una scatola davvero gigante ed è chiusa! Chissà quali strani misteri nasconde questa grossa scatola? Mi chiedo cosa contenga. Beh, apriamola e scopriamolo insieme, ok? Wow, ma quanti colori ci sono! Guardate un po'. Chissà cosa c'è dentro. Sembra resistente. Guardate che bella! È una macchina da corsa! Già! Questa macchina da corsa è bella. È di colore blu e anche grigio. E guardate, ha quattro ruote. Già, è un'auto. Una, due, tre, quattro! Wow! Wow! Avete sentito? Fa un suono davvero forte e ha delle luci di tanti colori. Vediamo cos'altro c'è nella scatola. Guardate qua! Questo è un po' più grande. Wow! Sapete che cos'è? Già! Questa è una bicicletta. Wow! E guardate, vedete, ha due ruote. Una e due. Sì, le biciclette sono forti, devi soltanto pedalare. Wow! E la ruota posteriore gira veloce! Wow! Ok, metto la bici vicino alla macchina da corsa.
per scoprire cos'altro c'è qui. Sembra che quest'altro oggetto sia davvero molto, molto grande. Wow! Oh! È una ruota gigante con due pedali. E ha anche un sellino. Oh, è fantastico! Ne avete mai visto uno prima? Questo si chiama monociclo. Già, monociclo. È come una bicicletta, ma non ha due ruote. Il monociclo ha solo una ruota. Wow! Non è molto facile da guidare, ma con un po' di pratica si può andare molto veloci! Io penso che dovrò fare un gran bel po' di pratica prima di provare a guidarlo, perché serve tanto equilibrio! Ok. Wow! È stato molto divertente imparare tutto sulle ruote e imparare a usare i pattini a rotelle. Mi sono divertito tantissimo. Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne ancora altri, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Ehi, facciamo lo spelling del mio nome? Ok. B-L-I-P-P-I. Blippi! Ottimo lavoro! Beh, a presto, amici! Ciao, ciao! Seguimi e vedrai, ti divertirai. Blippi, Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi!